un potere forte, un potere politico forte, e affonda, estrae la propria energia dal rapporto che istituisce con il sangue. Vuol dire che è nazista. No, perché poi oggettivamente lui c'era lì e quando gli ha visti gli ha detto di no. Ma certo, sta facendo un discorso che hanno fatto in molti in Germania. Cioè, sul superamento delle forme della civiltà liberale democratica. Contro la plutocrazia, contro il denaro. Una politica che cessa di dipendere dal denaro e trae energia dal sangue. Non ci sa dire che cosa c'è oltre la civiltà palestinese. Si prova a dire che cosa c'è oltre la civiltà liberale democratica, capitalista. Qui c'è scritto che l'Occidente cambierà forma, ma manterrà la propria sostanza, cioè il proprio squilibrio vitale. Proprio attraverso, proprio passando attraverso il degrado e la perdita di energia delle sue principali istituzioni, il Parlamento, la soggettività libera. A quelle si può rinunciare, quelle sono già morte, ma il principio di infinità, cioè il principio di volontà, di potenza, quello no, quello continuerà. E poi perché vi siete così affezionati al mondo liberale democratico, plutocratico, borghese? L'essenza della vostra civiltà può benissimo andare avanti, andrà avanti in un altro modo, con la volontà di potenza espressa dai Cesari. Sono i capi carismatici, diciamo che sia questa cosa. Dai capi carismatici e dalla loro volontà di sangue. E adesso parliamo un attimo di noi. Noi oggi stiamo assistendo a una erosione delle fondazioni liberal-democratiche della modernità, che erano state scosse, fondazioni scosse dai totalitarismi, ma rispetto alle quali i totalitarismi avevano perduto la partita. Prima quelli di destra, poi quelli di sinistra, se vogliamo usare questa parolaccia, totalitarismo. E stiamo assistendo sgomenti a quello che sembra l'esaurirsi della spinta propulsiva collegata alle categorie politiche e intellettuali della modernità liberale, democratica e sociale. Ma ci rassicura, si fa per dire Spengler, state tranquilli. La vostra volontà di potenza troverà altre vie, troverà un'altra via di sicuro per esprimersi, rimanendo volontà di potenza, la politica dei capi. Però è bene leggere i libri per tirarci fuori qualche cosa che abbiamo detto per noi. Qui c'è l'idea che le contraddizioni non abbattono il sistema. Che il sistema vive di quelle contraddizioni, che si può fare a meno di molte cose, anche di quelle che ci sembrano le più importanti. Le contraddizioni non abbattono il sistema, il sistema è capace di sopravvivere in forme diverse, ma con la stessa logica interna. Ora, Adorno, proprio questo vedeva e spendere, e diceva, ma questo qui ci vede benissimo, cioè vede l'essenza contraddittoria della civiltà occidentale, vede che tutte le categorie della civiltà occidentale sono tutte contraddittorie, cioè vengono contraddette tutti i giorni che Dio manda in terra. Non è vero
che il soggetto è il cuore del sistema dentro cui viviamo. Non è vero che il popolo è sovrano, non è vero che il Parlamento è sovrano, è vero che c'è la plutocrazia che comanda, è vero che lo spirito nostro è sempre più privo come spirito di energia. È vero che nascono continuamente meccanismi di potenza non spirituale, ma sostanzialmente improntati alla violenza. Gregorio dice, bene, vede giusto. Peccato che non veda le cause di questo. Sbaglia clamorosamente le cause. E perché sbaglia le cause? E qui Adorno diventa proprio Adorno, diventa quasi patetico. Non avrebbe voluto essere patetico nemmeno a costo di morirci. Dice, ma perché a lui queste cose piacciono? Invece a uno di sinistra queste cose devono dispiacere. Spengler esulta quando può dire che il soggetto è schiacciato dalla macchina. Proprio trova godimento nella distruzione dei concetti fondamentali dell'Occidente e del permanere dell'energia infinita dell'Occidente. Trova godimento, mentre invece la sinistra, dice Adorno, la sinistra consiste nel dire che quei concetti sono tutti giusti e che sono i borghesi che li ammazzano, ma che noi di sinistra sapremo fare meglio. Tramonto come forza vitale. Certo, una forza vitale che travolge alcune delle narrazioni di cui eravamo intessuti. La sua filosofia è violenta come è violenta la realtà di cui è rispecchiata. Cioè, ma almeno quella violenza che la fa vedere, non la nasconde edulcorandola ipocritamente, almeno ti mostra la violenza in atto. Certo, vi aderisce entusiasticamente e allora sta a noi non aderire. Si fa molta fatica a dire che oggi la storia da fare una vita. Eppure bisogna cercare tutti i modi perché si possa ancora dire questo. Ma certo, non al prezzo di negare, non al prezzo di negare, diciamo così, l'evidenza. Depurato, entro certi limiti, da elementi di necessità, è presente anche in pensatori forse meno fortunati, un po' più civilizzati, come ad esempio Amiotonide, ma pensa in termini di elite e dice tutta la storia umana è storia di civiltà. Le civiltà le fanno le elite. Le elite si distinguono in elite creative, che per l'appunto creano, cioè sono capaci di mettere al mondo qualche cosa di nuovo, e poi le elite creative, dopo che hanno messo al mondo qualche cosa di nuovo, hanno costruito un sistema di culturale, un sistema di istituzioni, si fermano, prendono paura, si mettono sulla difensiva e diventano non più elite creative, ma minoranze dominanti. E quando diventano minoranze dominanti, cominciano a declinare, non avere più la forza per stare al mondo e vengono prima o poi spazzate via. Il passaggio dall'egemonia all'impero. Quando c'è un'elite creativa, questa è capace di generare forme di egemonia anche internazionale. Quando l'elite creativa cessa di essere creativa e diventa minoranza dominante, dove c'era l'egemonia, lì instaura una coercizione reale che lui chiama impero. Fa stare insieme con le cattive quelli che prima faceva stare insieme con le buone. Quando un ceto politico diventa casta, è una elite creativa che diventa minoranza dominante. Però si può dire che vi sono delle fasi in cui i ceti politici costruiscono qualche cosa e delle fasi in cui i ceti politici pensano soltanto a riprodurre se stessi e il proprio comando sulla società.
In realtà noi traduciamo scontro di civiltà in un libro il cui titolo in inglese è Clash of Civilization. E questa parola è evidentemente il calco del tedesco Civilisation. E Civilisation non è la civiltà. La coppia presente nella letteratura è moltissimo presente in Spender, culture, Civilisation, si traduce di solito civiltà, civilizzazione, oppure cultura, civilizzazione. Molto meglio sarebbe, come suggeriva a suo tempo Pietro Rossi, tradurre Civilisation come civiltà in declino, dove civiltà in declino vuol dire che la civilizzazione è un fenomeno interno alla civiltà, non è un'entità diversa, ma è proprio il suo modo d'essere. Allora, Huntington, Clash of Civilizations, vuol dire, molto più banalmente, scontro di civiltà. Lui non ne sa niente di declini, lui sa soltanto che esistono le civiltà. E a differenza di Spengler e a differenza di Toynbee, ecco un elemento di grande diversificazione, vede sfidata oggi, non da un declino, ma come da un nemico, la civiltà sfidata da un'altra civiltà che è poi quella islamica. Spengler non si sarebbe mai sognato di pensare che la civiltà faustiana aveva un nemico nel presente suo contemporaneo, ma nemmeno per sogno. La civiltà faustiana occupa tutto il mondo. Qui invece, e non è un segno minore, non è un segno minore di angoscia, qui invece abbiamo l'idea che in questo mondo oggi di civiltà ce n'è più di una e sono in clash, in conflitto l'una contro l'altra. Sottolineare questo. Oggi dire tramonto dell'Occidente col punto interrogativo. Dire tramonto dell'Occidente vuol dire avere la forza di guardare in faccia certi fenomeni, quelli di cui vi parlavo in apertura. Avere la forza di metterli insieme, cioè non di dire c'è una crisi di qua, c'è una crisi di là. Cioè, costruire un arco di crisi. Per cui io credo che si debba parlare di un doppio compito da svolgere contemporaneamente. Mettere insieme e separare, avere la capacità di leggere le crisi come facce di un'unica crisi, che certamente c'è un impianto embarrante ed è inutile che ce lo nascondiamo. Non sono quell'impianto pare che possa anche essere sacrificato, che restino forme di dominio, di violenza e di coercizione tendenti all'infinito. Vi sono forze politiche che si presentarono come antisistema, che si stanno facilmente adattando al sistema, ovvero il sistema può benissimo campare anche senza la sovrastruttura istituzionale e ideale della democrazia. Punto. Allora, mettere insieme le crisi e tuttavia resistere alla tentazione di leggere la nostra civiltà come un'entità naturale che si estingue o che resta in vita cambiando, trasformandosi da margherita in pianta grassa. No.
A quel punto io credo che sia opportuno distinguere, cioè andare alla ricerca dell'origine delle contraddizioni, non ritenersele tutte, così come fenomeni naturali. Unire e distinguere, che si chiama critica, l'esercizio del avere la capacità di stringere in sintesi e la capacità di resistere al fascino della sintesi. Stenger, questa seconda, di sicuro non l'aveva, ed è per quello che aveva milioni di lettori, mentre Adorno ne ha infinitamente meno. Nell'età moderna avete mai conosciuto un momento in cui si dicesse: oh, qui siamo fermi, stiamo bene, siamo ricchi e potenti e stabili? La nostra evoluzione è stata tutta fondata su strappi, rivoluzioni, violenze, guerre